Siamo a Montesano sulla Marcellana, nella frazione di Arena Bianca, davanti alla chiesa di Santa Maria di Loreto, dove questa mattina si sono celebrati i funerali di Dora la Greca, la trentenne scomparsa in una tragica vicenda che l'ha vista cadere da un balcone del quarto piano di una palazzina di Potenza. Un dolore immenso per un'intera comunità, quella di Montesano sulla Marcellana, ma non solo, per tutto il Vallo di Diano, che è rimasto profondamente colpito e addolorato da questa tragica morte, la tragica morte di una giovane di 30 anni piena di vita, che aveva voglia di vivere, che aveva dei sogni, che aspirava a grandi cose nella sua vita, ma che purtroppo si sono dovuti tutti interrompere, tutti i sogni che sono stati strappati alla ragazza nel momento in cui le è stata strappata la vita, quando è caduta, è precipitata nella notte tra venerdì e sabato da quei 12-13 metri che le sono costati la vita. C'è ancora tanto da chiarire su questa morte, sulla scomparsa di questa giovane. Intanto però, insomma, la comunità continua, si stringe attorno alla famiglia. Questa mattina erano in tanti a partecipare al funerale, alle esequie della ragazza, che è arrivata qui direttamente ad Arena Bianca, direttamente da Potenza, passando davanti la sua casa per l'ultimo saluto. È arrivata qui, tante le persone ad accoglierla, e all'uscita dalla chiesa, dopo anche l'omelia del parroco, che ha sottolineato la volontà di vivere, di gioire di questa ragazza, tanti palloncini bianchi l'hanno salutata. Un momento comunque triste, ma intanto si cerca di capire cosa sia realmente successo in quella notte. Continuano le indagini, si cerca ancora di capire quale sia stato poi il motivo che l'abbia vista poi cadere da quel balcone, cosa sia successo, i momenti prima, gli attimi proprio in cui si è trovata sul balcone e poi la caduta. La famiglia esclude assolutamente l'ipotesi di suicidio, ma allora cosa è accaduto? Continuano le indagini, la Procura della Repubblica di Potenza sta cercando di ricostruire tutta la vicenda, per cercare anche di dare giustizia a questa ragazza.